Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qui. Vi presento le linee guida adottate dall'Università di Modena che diciamo, sono recenti, quindi noi siamo ancora in una fase, possiamo dire così, di sperimentazione, una fase di, anche di studio di quello che è stato adottato. Nel nostro Ateneo questo l'incipit è partito grazie a una richiesta del CUG che ha fatto questa proposta, questa richiesta al Senato accademico nel novembre 2015, nel quale appunto è stato chiesto di trovare delle forme di tutela per tutti gli studenti e le studentesse iscritte ad Unimore che hanno iniziato o vogliono iniziare questa procedura di rettificazione di sesso. Il Senato accademico ha dato mandato alla direzione Servizi agli studenti, che è appunto la mia direzione, di trovare una soluzione, di trovare la formula più adatta. La mia direzione, che cosa ha proposto? Ha fatto queste linee guida e le ha presentate in Senato proprio il 26 aprile scorso, che sono state approvate. Anche noi ci siamo chiesti il motivo di questa, perché, diciamo, questa tutela, che cosa era necessario trovare per tutelare gli studenti. Sappiamo che tutta la materia è disciplinata dalla legge 164 del 1982, che poi è stata riformata, modificata da un successivo decreto legislativo del 2011, che disciplina quali sono le modalità per ottenere il cambio di genere. Però questa legge, la normativa, non dice nulla circa il periodo, che spesso può anche durare anni, che precede la pronuncia della sentenza. Ed è proprio durante questo periodo che la persona vive le maggiori difficoltà. Infatti la sentenza è richiesta come necessaria, come obbligatoria, e se noi pensiamo a uno studente che vive la vita universitaria, ci siamo appunto accorti che lui deve vivere quotidianamente questo contrasto tra il suo nome e il suo aspetto. Quindi questo, come abbiamo già detto, determina un forte disagio. Quando è che emerge questo disagio? Soprattutto durante l'esame, sia quando il docente fa l'appello, sia quando deve sostenere l'esame. Quindi, come è stata realizzata questa tutela? Come sono state realizzate queste linee guida? Il primo passo è stato sicuramente conoscere e studiare la normativa vigente. Abbiamo già detto che la normativa vigente è la legge 164 del 1982, riformata, che prevede come obbligatoria la sentenza di un tribunale passato in giudicato per avere la rettificazione di sesso e quindi conseguentemente senza una sentenza non è possibile chiedere neppure il cambio del nome. Pertanto per noi questo è stato il primo vincolo che abbiamo dovuto affrontare. Il secondo vincolo invece ci è arrivato dall'applicativo informatico S3 che è in uso per i docenti e gli studenti di Unimore. È stato chiesto alla società che gestisce S3 se fosse possibile gestire contemporaneamente due carriere, un po' sul modello di quello che è stato spiegato anche dall'Università di Firenze. Purtroppo però per noi questo non è possibile. S3 non consente la gestione di queste due carriere contemporanee. Le due carriere sarebbero da una parte una carriera col nome diciamo, alias scelto dallo studente e la seconda carriera invece quella col nome anagrafico, quello effettivo. E per i problemi spiegati prima, noi, questo per noi è un grosso vincolo, un grosso limite. Poi ci siamo guardati intorno, abbiamo studiato tutto quello che hanno fatto altri atenei e ci siamo accorti che non c'è un'uniformità delle soluzioni proposte. Quindi, le soluzioni adottate da altri atenei, diciamo, per noi non sono applicabili. Quindi, la nostra proposta qual è stata?
Non potendo modificare S3, anche noi abbiamo agito sulla modifica di un altro applicativo web che è in uso ai docenti di Unimore, che si chiama InfoStudenti. Questo applicativo viene riportato il nome alias scelto dall'interessato e il nome legale. Che cosa succede? Che lo studente, la studentessa continua a registrarsi, a prenotarsi all'appello d'esame sempre da S3 e il docente, nel momento in cui lo studente si prenota all'appello d'esame, il docente referente per quell'appello riceverà una mail. Nella mail c'è l'indicazione di rivolgersi all'interessato con il nome alias, sia durante l'appello, quando fa l'appello, quando lo chiama, sia per tutto lo svolgimento dell'esame. Anche noi abbiamo pensato che all'interno della vita universitaria, all'interno comunque di Unimore, ci sia la necessità di utilizzare un nuovo badge. E infatti abbiamo trovato la modalità per consegnare a chi ne fa richiesta un secondo badge con il nome alias e anche una fotografia recente che va a sostituire magari quella che è già presente nel database, con l'obbligo per lo studente di firmare un accordo confidenziale ovviamente e di utilizzarlo solamente all'interno delle strutture universitarie. Per quanto riguarda l'esterno, qui si troveranno delle modalità di volta in volta a seconda delle richieste che farà lo studente, se c'è la possibilità in qualche modo di poter eventualmente utilizzare il nome alias, però andrà studiato di volta in volta a seconda poi di quello del caso specifico che verrà in essere. Per quanto riguarda le comunicazioni via mail, noi non abbiamo bisogno di fare delle modifiche perché già ora l'indirizzo mail, dall'indirizzo mail non sono desumibili dati anagrafici, perché è costituito da un codice numerico, quindi si può tranquillamente utilizzare la posta elettronica. Scenari futuri, come dicevo all'inizio, per noi queste linee guida sono recenti e sono solo un primo tentativo di tutela, quindi per noi i prossimi mesi saranno fondamentali per capire se quanto predisposto, su quanto pensato sarà sufficiente per garantire a tutti gli studenti transgender e transessuali iscritti ad Unimore questa serenità necessaria per affrontare la vita universitaria. E come è stato detto prima, è importantissima l'informazione. Quindi riteniamo che sia uno dei punti principali affinché questo progetto abbia successo. E pertanto sarà fondamentale la collaborazione con il CUG perché si continui questa campagna di sensibilizzazione nei confronti di docenti, nei confronti degli studenti, nei confronti di tutto il personale. E una cosa molto bella che abbiamo ottenuto, scusate, che abbiamo ottenuto tutti insieme, è sicuramente la disponibilità della componente studentesca del CUG di accogliere questi studenti e di rivolgersi a loro per qualsiasi necessità. Concludo con un augurio che ognuno di noi che è parte in questo processo possa veramente portare un contributo e insieme ognuno di noi possa anche trovare proprio questo reciproco arricchimento, perché è una strada per noi nuova e quindi è importante la collaborazione con tutti. Grazie. Prima di dare la parola a Dario Pavia, che è presidente dell'Associazione Studentesca Morgay, siccome poi purtroppo ci sono anche problemi di treno per Maria Luisa Vallauri, voleva fare una piccola solo una precisazione. Precisazione, forse non sono. Quando nel nostro verbale si apre, c'è il link ipertestuale, quel link ipertestuale è presente per tutti gli studenti. Quindi in realtà, a meno che un docente non lo apra, non saprà mai se lo studente che ha di fronte ha un alias. Nel senso, visto che voi avete questo sistema dell'email per cui il docente viene a sapere che lo studente ha un alias.
Invece nella soluzione, qui purtroppo la tecnica qualche volta si fa da, ostacola la, le scelte anche migliori, ma invece nella soluzione nostra, a meno appunto che un docente per un qualche motivo non clicchi su questo dettagli, ma lo può cliccare per qualunque studente, perché si apre per tutti questa finestra, non lo viene a sapere che lo studente ha un nome alias. Quindi forse... Ma lo viene a sapere quando registra l'esame? No. Alla no, no, perché il nostro verbale, no, perché il verbale è Mario Rossi e viene inserita la lo studente la firma online, no, inserendo la password. L'unica ipotesi in cui può venire fuori l'alias è se il docente durante l'esame per un qualche motivo decide di cliccare su dettagli. Io in tutti i milioni di esami che ho fatto penso di non averlo mai cliccato, ma in realtà neanche sapevo che cosa fosse finché non ho fatto tutta questa cosa. E poi volevo anche fare un'altra aggiunta, che ora che è a regime abbiamo inviato ai docenti invece una lettera molto dettagliata nella quale abbiamo spiegato tutto questo processo, per cui adesso i docenti sanno che cliccando su dettagli possono venire, diciamo, trovarsi di fronte una carriera dello studente di questo tipo, insomma, con un alias. Fine, solo. Allora darei la parola a Dario Pavia. Direi, mentre Dario si prepara, effettivamente questa è una preoccupazione che ha espresso anche il CUG e che è presente. Devo dire anche che, siccome mi piace che in ogni nostro convegno, nostro incontro, vi siano occasioni anche migliorative delle politiche che vengono poste in essere o occasioni di interazione, penso in primo luogo, riferendomi al tavolo precedente, che l'esistenza di una rete Redi, alla quale noi ci eravamo in parte rivolti, volevamo farne parte come università, effettivamente è rivolta alle pubbliche amministrazioni. Non mi sembra che vi siano enti universitari, ma potrebbe essere un'idea di proporci insieme come università, e prima ne avevo parlato con l'assessora Natalia Marmotti, che mi sembra condivida questa idea, di provare insomma a contattare Redi perché accolga un cambiamento e quindi proporci come due comuni e un ente universitario. Ovviamente di questo parleremo anche al rettore e agli organi competenti, perché possiamo anche noi aderire e dare un nostro contributo. Così allo stesso modo io penso di aver interpretato nella presentazione che la Direzione Servizi agli Studenti ha fatto presso il CUG, dopo però che le linee erano state approvate dal Senato, di avere colto un vincolo, un impedimento nel fatto, come ha ricordato benissimo Romina Agnolin, che ringrazio per averci chiaramente presentato le problematiche occorse, da parte del software da parte di chi fornisce S3 e che dice no. Semplicemente noi il doppio libretto non lo facciamo, il doppio libretto costa. E allora adesso io chiedo alla collega Vallauri, che ci ha sostenuto in una fase iniziale, proprio in cui ci chiedevamo anche come portare il desiderio di avere un doppio libretto al Senato, di fare fronte comune con la Conferenza Nazionale degli Organismi di Pari Opportunità e con i vari CUG presenti in Italia, perché non sono tanti poi gli atenei che sono dotati di doppio libretto, e perché si chieda al CRUI, che forse tanto è anche sensibile a indicatori come quelli che ci sono stati ben ricordati, tassi di abbandono, ma anche non iscrizione. Purtroppo Milena, che doveva essere presente al termine di questo convegno, non è qui con noi, però lei, la sua esperienza è quella di una ragazza transessuale che si è iscritta all'Ateneo di Bologna, magari ero interessata anche ad un altro corso di studi che qui non era, ad Unimore, però chiediamoci come mai. Qui probabilmente quante occasioni di incontro, siccome prima c'era stato ricordato giustamente dal docente Gianmaria Galeazzi, la felicità della non omofobia, ma che possibilità noi abbiamo come docenti e voi come studenti e studentesse di incontrare diversi di questo tipo, che magari non si iscrivono
a Unimore perché trovano nell'assenza di un doppio libretto o in questa proposta imperfetta che, come ci è stato ricordato, presenta tuttora la possibilità che il docente venga subito a sapere di questa, dell'orientamento sessuale del transessuale, allora chiediamoci come è possibile migliorare, chiediamolo insieme alla CRUI. Chiediamo quindi alla CRUI e al MIUR di dotarsi di linee guida che siano valide per i vari Atenei, che prendano in considerazione le differenze nei sistemi elettronici a disposizione, ma che poi dicano chiaramente a quelle ditte, a quegli enti che forniscono poi questi strumenti costosi che non si possono guarda caso cambiare quando si parla dei diritti e della dignità delle persone, di seguire delle linee guida. Quindi lo chiedo a Maria Luisa e spero di trovare anche nel nostro Ateneo la possibilità di sostenere questa battaglia. Grazie.